Protas. Bene, professor Montersino. Eccomi. Ecco qua. Professore, oggi cosa ci insegna? Oggi facciamo il cornetto sfogliato. Wow, quindi il cornetto sfogliato. La famiglia del croissant, della colazione, però il cornetto è italiano, l'italiana, perché è una pasta brioche sfogliata, quindi ha la presenza dello zucchero e delle uova all'interno e anche di eventuali aromi come vaniglia e limone. Qui ho fatto un lievitino, Antonella, fatto di farina, lievito di birra e acqua, che come vedi galleggia, è stato messo un'oretta a bagno nell'acqua, quando viene a galla è pronto per essere utilizzato. E lo andiamo a scolare e a mettere all'interno della planetaria, perché ovviamente adesso devo fare prima l'impasto e poi vi faccio vedere come fare la sfogliatura e la formatura del croissant. Vado a mettere all'interno della planetaria anche la dose di farina, lo zucchero, il malto, che è un nutrimento per il lievito, perché il malto dà sia colorazione all'impasto sia una fase... Non è l'isomalto. Il malto. Che dà nutrimento ai lieviti, aiuta la fermentazione, ovviamente, no? E poi andiamo ad inserire, lasciamo fuori il sale e il burro, ma andiamo ad inserire la parte dei liquidi, che sono le uova, perché il cornetto, all'italiana sfogliato, ha la presenza all'interno dell'uovo, mentre il croissant non ha l'uovo, è una pasta magra sfogliata. Ecco. È una dose di latte. Adesso piano piano faccio impastare. Andiamo lentamente, tanto non ci servirà a produrre per forza questo impasto, perché l'impasto, Antonella, una volta fatto dovrà lievitare e fermentare fino al raddoppio, quindi si dovrà informare una bella pasta incordata. Se è il caso aggiungiamo ancora un po' d'acqua se vediamo che l'impasto lo chiama, ma in questo caso credo proprio di no, ok? Però quando l'impasto si è formato ed è bello liscio, andiamo ad incorporare il burro. Quindi spengo un attimo e metto il burro, perché il glutine è disturbato dai grassi. Quindi prima formiamo la cosiddetta maglia glutinica, cioè rendiamo la pasta bella elastica e poi la andiamo ad ingrassare tutta intorno. Così come il sale. Il sale invece irrigidisce la maglia glutinica, cioè dà al glutine una rigidità che lo spacca con l'azione meccanica mentre l'impasto gira. Ovviamente si dà a spaccare il glutine e quindi ecco perché viene messo alla fine. Quando la pasta è stata fatta, la mettiamo in una pellicola in questo modo e la facciamo lievitare fino al raddoppio. E in un ambiente può essere tiepido o anche a temperatura ambiente, se l'ambiente domestico è confortevole, diciamo. Esatto. Metto un po' di farina sotto alla spianatoia, possibilmente uso la spianatoia, e vado ad abbassare la pasta con il mattarello, cercando, Antonella, è molto importante, di mantenere sempre la forma squadrata. Cioè, vedi che qua adesso sta creando una pancia? Allora io col mattarello vado a portare la pasta di qua e di qua. Cerco sempre di mantenere la pasta nella sua forma squadrata. Perché si sfoglia bene un impasto quando abbiamo le giuste consistenze, questo ti ricordi vale anche per la pasta Come no, sfoglia, certo. Ma soprattutto quando abbiamo la giusta geometria, nella sfogliatura conta molto la geometria, nella pasticceria Secondo conta la matematica, conta la geometria, infatti. Conta tutte queste cose qua. Presento forse il burro. Per quello che io sono scarso nella matematica, nel senso che... Allora, questo burro l'ho appiattito, sì? E l'ho reso sottile mettendolo tra la carta da forno e con il mattarello l'ho battuto bene rendendolo bello piatto e lo vado a presentare, dico io. Presentare significa lo posiziono qui dentro, qui sopra la pasta, per vedere dove sono arrivato con la pasta. Mi manca ancora un dito di pasta di qua e un dito di pasta di qua. Allora continuo ad allungare la pasta. Presentatelo sempre in questo modo, perché se esagerate, stendete troppo la pasta, non riuscite più a tornare indietro, quindi è meglio essere scarsi per eventualmente allargarla ancora dopo. Rimetto il burro sopra e vedo che adesso ci siamo. Ci siamo. Faccio un disegno ipotetico centrale per far capire che devo arrivare con questa aletta nella parte centrale del burro, così. E la tiro e la porto fino ad arrivare a prendere la parte metà, la metà del burro, scusatemi. Poi tiro anche l'altra e vado a portarla anche questa sulla metà del burro. Il croissant, o meglio il cornetto all'italiana, una pasta zuccherata con le uova sfogliata con 250 grammi di burro ogni chilo di pasta. Ogni chilo di pasta 250 grammi di burro. Il francese, ogni chilo di pasta 300 grammi di burro, sono un po' più grassi. Quindi meglio i nostri. Da questo punto di vista sì, però diciamo che sono 50 grammi chili, non è questa tanto la differenza, ma è più la struttura. Loro viene più sfogliato, più croccante fuori, il nostro un po' più briosciato. È vero. Ora vado a allungare la pasta dal senso delle aperture, quindi non così, con le chiusure non le tocco, ma vado dal senso delle aperture e allungo la pasta e farò la prima piega a tre. Quindi la porto allo spessore circa di mezzo centimetro.
vedi la geometria, sto continuando a mantenere tutto bello squadrato, sempre. Eri bravo in matematica? Dopo, no, non particolarmente. Sono ancora oggi, non sono bravissimo, però nel mio mestiere la matematica la applico molto e nel mio mestiere la matematica la conosco. Devo fare formule o calcoli per il mio mestiere, per i gelati, la bilanciatura dei semifreddi, tutte queste cose qua sì. Ma al di fuori del mio mestiere non mi far domande. Ma già molto. Tanto quello che ti interessa è il tuo mestiere, insomma. Allora, piego a tre. Il burro, se esce così, non ha importanza perché adesso lo richiudiamo all'interno. Piego in questo modo e ho dato la prima piega a tre. Metto sempre un po' di farina sotto e sopra per rendere l'impasto che si stacca dal tavolo. Abbasso col mattarello in questo modo e do la seconda piega a tre. Il croissant, la seconda differenza, quello francese, ha una sfogliatura con due pieghe da tre. Il nostro italiano con tre pieghe da tre. E aumentando la sfogliatura lo rendiamo un pochettino più briosciato e gli chiudiamo leggermente l'alveolatura interna. Ok? Ecco perché si fanno tre da tre. Perché noi italiani ci piace il croissant un po' più briosciato, meno sfogliato. Esatto. Ma Evelina lo dà a colazione anche nelle diete? Certo, poi se è fatto così a regola d'arte sono molto interessata, anche perché dobbiamo dire che la colazione, la prima colazione, deve rappresentare il 20% delle calorie totali giornaliere, quindi ci possiamo permettere un bel cornetto di qualità perché arriviamo alle 350 calorie alla fine. Assolutamente sì, mangio il cornetto tranne nel periodo delle feste natalizie, in cui mi piace fare colazione col panettone. Anche perché lo alterniamo. Per il resto no. Lo alterniamo alle due fette di pane che può fare Fulvio, certo, piuttosto, ecco, così lui è contento, certo. Perché è giusto, allora, variare anche la colazione e non saltarla, perché purtroppo questa è una cattiva abitudine che abbiamo in molti. Dai, dillo. Seconda piega da tre. Chiudo il burro all'interno, seconda piega da tre. Riposo in pellicola, non ce la faccio più a tirarlo, sta diventando sempre più nervoso il glutine. Quindi lo lasciamo lì. Riposo in pellicola, stendo di nuovo, terza piega da tre e sono tre da tre. Con le tre pieghe da tre ottengo questo impasto, che poi stendo, adesso io ne taglio una metà, questo è l'impasto del croissant sfogliato e finito, con tre pieghe da tre dove si vedono all'interno la laminazione del magro grasso, si vedono le lamelline interne e adesso vado a stenderlo all'altezza di circa 3 mm per formare i croissant. E quindi col mattarello a pasta sempre molto fredda, mi raccomando, perché altrimenti se la pasta è calda tirate fuori la materia grassa. Quindi Anto, se sono tre pieghe da tre, no? No. Quanti strati avrà alla fine? Secondo te tu hai fatto il calcolo? Sì. No, dillo. Saranno 27 strati. No. Allora no. Sono più pieghe. No, qua è un dilemma lungo, guarda, non so se ce la faccio a spiegartelo. Per formare due strati ci vuole magro e grasso. Magro e grasso formano strato, magro con magro non forma strato. Quando io piego magro con magro non forma strato. Allora c'è il barbatucco. Magro con magro non forma strato, perdo stratificazione. Quindi devi togliere quindi il magro col magro, vero? Certo. Cioè il magro col magro non va. La matematica ha ragione, la matematica dava 27. Peccato che però perdo degli strati e quindi sono 19 alla fine. Porta fregata. No, ciappa. Ciappa su e porta a casa. Allora, taglio dei triangoli da 60 grammi circa, quindi la pasta del croissant, per fare il cornetto della dimensione tipica che siamo abituati a mangiare a colazione, ha una pezzatura dai 60 ai 70 grammi, ok? Perché la dimensione è giusta. Questi triangoli, a questo punto, li andiamo ad allungare con le mani. Triangolo isoscele, due lati uguali e uno no. Ecco, qua continuiamo con le lezioni di matematica. No. Allungo con le quattro dita così, tiro e non tiro gli ultimi 5 centimetri abbondanti. Piego sul tagliere in questo modo e inizio ad arrotolare. Gli ultimi 5 che non avevo tirato è perché li tiro adesso per chiudere bene il mio cornetto. Beh. Poi chiudo sotto, poggio sul tavolo e con un po' di violenza tornerà tondo, non ti preoccupare, ma bisogna fermarlo. Se io non faccio questa operazione, l'lievitazione si srotola e si apre. Senti, e poi questo deve lievitare ancora o basta? Dovrà lievitare, adesso questo qua dovrà lievitare fino al raddoppio del suo volume, lo dovrò spennellare con una miscela di uovo e panna, io faccio ugual peso tuorlo e panna, 50 grammi di tuorlo, 50 grammi di panna, poi vado in forno a 170 gradi per 17-18 minuti. Guardate cosa il risultato esce. Sarà poi questo qua. E
Evelina, senti, non è l'ora di... Non è la colazione, però un pezzettino. Allora, sì, ma più che altro guardiamo dentro. Guardiamo l'alveolatura interna, che è tipica del cornetto all'italiana. Come vedi, ha un'alveolatura molto chiusa, no, con il foro molto più chiuso di quello francese. Ah, Antonella, tutto tuo. Me ne tengo un pezzetto per domani mattina. Ed eccoci. Buongiorno, si vede al mattino, no? Però, fatti bene, un'altra storia. Grazie. Mi lecco anche le dita. Ciao, grazie, Luca.